26 aprile il governo ha emanato un ulteriore DPCM che, superando quello del 10 aprile, ha disciplinato la progressiva riapertura delle attività produttive, la cosiddetta fase 2. L'operatività aziendale è subordinata all'applicazione delle misure contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del virus Covid-19, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra governo e parti sociali. Le imprese associate ad AIB si sono organizzate ed attrezzate per ripartire in piena sicurezza e garantire adeguati livelli di protezione ai propri dipendenti in ogni fase della giornata lavorativa, applicando quanto previsto dal protocollo nazionale e ulteriormente specificato anche dal protocollo tra AIB e rappresentanze sindacali firmato il 14 aprile scorso. Ecco cosa hanno messo in atto le nostre aziende. Chi entra in azienda deve essere informato sull'obbligo di rimanere al domicilio se la temperatura è superiore a 37,5 gradi o sono presenti altri sintomi simili influenzali. L'impegno a comunicare qualsiasi sintomo influenzale. Il corretto uso dei DPI e delle misure adottate cui il lavoratore si deve attenere. L'impegno a rispettare le disposizioni, per esempio la distanza di sicurezza o l'igiene delle mani. Sarà possibile il controllo della temperatura con termometro senza contatto diretto, la compilazione di checklist. Individuare procedure di ingresso, transito e uscita con modalità, percorsi e tempistiche predefinite al fine di ridurre al minimo i contatti. Autisti, se possibile, non devono scendere dai mezzi, non possono accedere agli uffici, devono mantenere la distanza di un metro. Prevedere barriere fisiche per il front office e procedure per la consegna di pacchi e documenti. Ridurre al minimo gli accessi di esterni. Chi entra, come manutentori, addetti alle pulizie, deve comunque garantire il rispetto delle regole aziendali. Servizi igienici dedicati. L'azienda assicura pulizia giornaliera e sanificazione periodica di locali, postazioni di lavoro, aree comuni, tastiere, schermi touch e mouse. In caso di persona positiva, andrà effettuata la sanificazione secondo le indicazioni del Ministero della Salute. Obbligo di adottare precauzioni igieniche, in particolare per le mani. Fornitura di idonei detergenti, anche con dispenser per soluzioni idroalcoliche in vari punti dell'azienda e istruzioni per il corretto utilizzo. Supporto informativo per ribadire le informazioni essenziali di igiene personale. Per esempio, non toccare occhi e bocca, non toccare altre persone, coprire naso e bocca in caso di tosse o starnuto. Mantenere la distanza di almeno un metro. Se non è possibile mantenere la distanza, utilizzare DPI idonei come mascherine, guanti, occhiali. Negli spazi comuni, come le mense o l'ingresso, utilizzare mascherine chirurgiche. Prevedere materiale informativo sull'uso dei DPI e sulla loro sostituzione e smaltimento. Accesso contingentato, tempo ridotto di presenza rispetto della distanza minima di un metro tra persone e corretta ventilazione. Pulizia giornaliera e sanificazione periodica. Bloccare le porte in posizione di apertura, ove possibile, per evitare contatto con maniglie. Apporre linee spaziatrici e di attesa a terra. Possibilità di disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o comunque di quelli per i quali è possibile il ricorso allo smart work. Utilizzo degli ammortizzatori sociali e ferie. Riarticolare il lavoro con orari differenziati e riposizionamento delle postazioni di lavoro. Assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili. Favorire orari di ingresso e uscita scaglionati per ridurre i contatti nelle zone comuni. Se possibile, diversificare la porta d'ingresso da quella di uscita. Spostamenti interni limitati al minimo indispensabile. Vietate le riunioni in presenza, compresa la formazione in aula.
Se una persona presente in azienda sviluppa febbre e sintomi di infezione respiratoria, come la tosse, lo deve dichiarare immediatamente. Va isolata e dotata di mascherina chirurgica. Vanno isolate le altre persone presenti nel medesimo locale. L'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19, collaborando per la definizione di contatti stretti.